Vediamo adesso come sono le caratteristiche di uscita del BGT in configurazione mettitore comune. Dunque, di uscita, di widget in configurazione a emettitore. Allora, perché ci interessa configurazione emettitore comune, che chiaramente è quella più rilevante per noi per un NPN in zona attiva diretta. Ricapitoliamo, abbiamo base emettitore collettore, utilizziamo la base come terminale d'ingresso, quindi abbiamo una porta d'ingresso che è VBE e IB, che immaginiamo qua di applicare un generatore in ingresso. E poi abbiamo la porta d'uscita che è tra collettore e massa, l'emettitore a comune, quindi è a massa, la tensione della porta è VCE e la corrente è IB. Bene, immaginiamo di polarizzarla con un generatore che ci impone la corrente sul collettore e una resistenza sul collettore, ok? Quindi una cosa simile a quella che abbiamo fatto di qua. Quindi la porta d'ingresso è sulla base e quindi ha come grandezze VBE e IB. La porta di uscita è tra collettore e emettitore e quindi ha come grandezze VCE e IC. Allora, le caratteristiche di uscita sono fatte in questo modo. Dobbiamo rappresentare la corrente della porta di uscita in funzione della tensione. Quindi abbiamo IC in funzione di VCE. Allora, cosa importante da considerare? Guardate, VCE è VC meno VE, no? La tensione sul collettore meno la tensione sull'emettitore. E questa la possiamo scrivere come VCB più VBE. Questo per definizione, no? Di differenza di tensione. Quindi collettore meno base più base meno emettitore, però questo qui lo possiamo scrivere come VBE e quel termine VCB è uguale a meno VBC. Quindi in pratica è la differenza di tensione tra le due aggiunzioni. Quindi se VBE è positiva e VBC è negativa, cioè in zona attiva diretta, la VCE viene positiva, no? È positiva, è in realtà maggiore della VBE. Quindi diciamo che da qui in poi, da qui in su. E in effetti, quindi, se vale quello che abbiamo visto fatemelo fare con tratto. Qui non si possono fare i tratti tratteggiati automaticamente, peccato. Anche lì col color, no. Vabbè, faccio un tratto blu. Ok, allora se io avessi in zona attiva abbiamo visto che IC è uguale a beta FB, quindi io in zona attiva diretta, che all'incirca vuol dire più o meno in questa zona, potrei usare queste rette orizzontali perché IC è funzione soltanto di IB e non di VCE. D'accordo? Quindi in zona attiva diretta, quello che mi aspetto è un andamento di questo tipo. Bene, quindi io questo me lo scrivo. Questo è quello che mi aspetto in zona attiva diretta. Questo
Perché IC è uguale a beta FB, quindi posso rappresentare delle rette orizzontali su questo piano che dipendono dai B. Quindi per ciascuna di queste rette devo utilizzare un valore di B differente, per esempio questo sarà i B1 e qui avrò beta F i B1. Questo sarà i B2. E qui avrò beta F IB2. Questo qui sarà IB3 e qui mi verrà beta F IB3 e così via. Questo finiamo il disegno. Questo sarebbe B4 e qui mi verrà beta F IB4. D'accordo? Chiaramente per VC più piccoli invece mi aspetto che non sia vero, perché quando VBC diventa circa uguale a VBE, vuol dire che se VB è positivo anche VBC è positivo e quindi conduce anche VBC e qui vuol dire che finiamo in zona di saturazione. Quindi qua mi aspetto di essere in zona di saturazione. Allora, come sono fatte nella realtà queste curve? Queste curve sono fatte così, ve le faccio in nero. La curva è fatta così, qui sono in saturazione, la curva è fatta praticamente come una linea retta, si comporta come una resistenza, ora l'ho fatto un po' esagerato, in realtà non è proprio così, è un pochino più ripido, si comporta così, come una resistenza, poi qui effettivamente ha un andamento che segue abbastanza questa retta, ma un pochino verso l'alto e poi qui a un certo punto scatta in alto. D'accordo? Quindi le curve sono fatte all'incirca così, quindi qui fa così, poi qui segue più o meno questo andamento qui, ma con una pendenza leggera verso l'alto, e poi a un certo valore di tensione scatta, senza questo scivolino, ma molto verticale, scatta in alto. Ok? E vale lo stesso per tutti i valori di B. Quindi le curve al variare dai B. Questo l'ho fatto un po' esagerata, mi è difficile fare un disegno preciso, però fa più o meno così e poi va su. E qui stesso discorso. La caratteristica del transistor è fatta così. Anche per i B uguale a 0, la curva è praticamente costante e poi a un certo punto scatta in alto. L'andamento è questo, quindi c'è da spiegare un po' di differenze. In realtà sono tre differenze da spiegare. Uno è cosa succede qui. Un'altra è che cosa succede qui. Allora, vediamo un pochino. Allora, e poi perché la pendenza è un po' più ampia. Quindi c'è da spiegare queste tre cose. Allora, vediamo la prima cosa. Ho fatto un certo scherzetto. Allora, prima cosa da avere, questa qui. Questo comportamento qui, per cui a una certa VCE la corrente sale, è breakdown. Come il breakdown dei diodi, è breakdown della giunzione base collettore. Che vi ricordate, la giunzione base collettore in questa zona è e ora cosa ho fatto? Della giunzione base collettore. Questo qual è il punto? Vedete questo qui, no? VBE è circa V gamma, quindi è costante. All'aumentare di VCE praticamente vuol dire che sta aumentando
il modulo, ma con segno negativo VBC, quindi questo l'aggiunzione, il diodo base collettore polarizzato inversamente con una tensione sempre più grande, a un certo punto c'è il breakdown della giunzione e la corrente comincia a salire rapidamente ed è questo quello che succede. Ok? Ora questo non ho capito perché mi ha scombinato tutto il disegno, speriamo che mi ritorni, se no poi lo aggiungo io. Questo è quello che succede. Oh, nella zona qua intermedia, invece, da qui a qui, siamo in zona attiva diretta, effettivamente. Quando la giunzione base-collettore non conduce direttamente. Siamo in zona attiva diretta. Il comportamento è più o meno quello che avevo disegnato prima, beta F e B, soltanto c'è una leggera pendenza verso l'alto, che vuol dire che in pratica beta F un po' dipende da VCE. All'aumentare di VCE, beta F aumenta. Bene, questo è l'elemento da considerare. Vedete? Quindi all'aumentare di VCE beta F aumenta. Per questo a IB costante, l'EC non è costante, l'aumentare di VCE, ma aumenta a sua volta. Va bene? Questo è un effetto che si chiama effetto Early, dalla persona che ha dato la prima spiegazione a questo effetto, e poi ve la racconto tra un attimo la spiegazione. Oh, in questa zona invece, tra qui e qui, siamo in saturazione. Siamo in saturazione perché? Perché, vedete, supponiamo che VBE sia 0,6 e VBC sia 0,4, 0,5. Verrebbe VCE 0,1, però le due giunzioni sono tutte e due polarizzate direttamente, quindi qui ho sicuramente VBC positivo. E si comporta come un interruttore chiuso, no? Come un conduttore. Quindi questa pendenza in pratica corrisponde alla resistenza, l'inverso della resistenza del conduttore, perché tra collettore e emettitore c'è questo conduttore in cui le barriere sono sparite. Io vi ho detto si comporta come un interruttore chiuso, in realtà non è proprio un interruttore chiuso ideale, nel senso che un po' di resistenza ce l'ha e quindi vedete che all'aumentare della tensione tra collettore e emettitore aumenta la corrente e più o meno linearmente, ok? Ed è quello che succede. La saturazione nei transistori bipolari si chiama anche zona lineare perché si comporta come una resistenza il transistore. La corrente di collettore aumenta linearmente con la tensione tra collettore e emettitore. Quindi a VCE basse siamo in saturazione e quindi abbiamo un comportamento da resistenza. A VCE un po' più alte siamo in zona attiva diretta e quindi la corrente praticamente dipende solo da IB e minimamente da VCE attraverso l'effetto Early, ma molto molto poco. In molti casi questo effetto Early si può trascurare, si possono considerare queste caratteristiche come praticamente orizzontali. Però la zona attiva diretta non continua all'infinito all'aumentare di VCE perché poi a un certo punto abbiamo il breakdown della giunzione tra base e collettore, per cui la corrente sale. Quindi chiaramente se noi vogliamo utilizzare il transistor come amplificatore e quindi come generatore di corrente controllato da corrente, ricordate, dobbiamo utilizzarlo in questa zona, no? Dove le caratteristiche di uscita sono orizzontali, quasi orizzontali, e cioè in zona attiva diretta. Poi abbiamo visto insieme che se si utilizza come il generatore di corrente controllato da corrente si fa facilmente un amplificatore. Infatti è quello che vogliamo fare. Va bene, quindi questo è il punto importante. Va bene, è interessante cercare di capire esattamente perché c'è questo effetto Early, no? Perché la corrente aumenta se aumenta VCE.
cosa che non si vede automaticamente dal modello di Ebersen-Moll. Non si vede perché per il modello di Ebersen-Moll beta F è una costante, è funzione solo di alfa F, che è una costante del modello, ma nella pratica quell'alfa F effettivamente un po' dipende da VCE. Allora, vediamolo un pochino, prendiamo una pagina nuova sperando che così mi sparisca tutto. Vediamo un attimo che cos'è questo effetto Hurley. La cosa più semplice per capire l'effetto Hurley è guardare la energia potenziale per gli elettroni nella configurazione dei transistori in zona attiva diretta. Quindi in zona attiva diretta avete una cosa del genere, no? Se questo è l'emettitore, immaginiamo di disegnarlo così. Oh, brutto. Quando sono con questo disegno faccio male. Immaginate che questo sia il transistore, no? E avete anche qua. Ok. Allora, avete l'emettitore a questo contatto, la base qui e qui il collettore. Allora, siamo in zona attiva diretta. Quindi avete una bassa barriera tra emettitore e base perché la giunzione è polarizzata direttamente. È una barriera alta tra emettitore e tra base e collettore. Quindi questa è l'energia potenziale per gli elettroni allora. Gli elettroni cosa fanno? L'abbiamo detto un sacco di volte, diffondono nella base e poi finiscono nel collettore. Ok? Allora, se aumentiamo, ecco, la VBC è più o meno questo salto qua, tra qui e qui. Questo qui è VBC. In realtà se questa è l'energia potenziale per gli elettroni, no, ho sbagliato, UCE. Questo salto qua, no, tra l'energia all'emettitore e l'energia al collettore. Questo è moltiplicato per Q perché questa è energia potenziale, VC è soltanto potenziale. Se aumento VCE, cosa mi aspetto che succeda? Aumento VCE, VBE lo tengo costante. Se aumento VCE, cosa succede? Questo salto tra base e collettore aumenta. Per aumentare questo salto tra base e collettore, io devo aumentare la regione di svuotamento tra base e collettore. Quindi questo tra qui e qui sto aumentando VCE. Okay. Allora vedete che cosa succede? Quando si aumenta VCE, la parte neutra della base, dove non c'è campo, dove c'è semplicemente corrente di diffusione, si riduce. Che vuol dire che è più facile per gli elettroni arrivare in fondo. Quindi quando si riduce la base, questa corrente di collettore aumenta perché è più facile per gli elettroni arrivare dall'emettitore al collettore. Perché la base dove devono diffondere è più corta e poi non devono più diffondere, c'è uno scivolo, c'è un campo elettrico che li spinge verso il collettore. Quindi il meccanismo è essenzialmente questo qui. In pratica, vediamolo un po' per passi, se aumenta VCE, la conseguenza è che aumenta la zona di svuotamento, la regione di svuotamento. Tra base e collettore, e quindi quello che succede è la regione neutra della base si accorcia,
E quindi è più facile diffusione in base e la corrente di accorcia, scritto già, si accorcia e quindi aumenta il B, aumenta IC, hai B fissato. Vedete, quindi IB che dipende dalla corrente che delle lacune va. Ma l'emettitore non viene praticamente influenzata neanche un po' da questo effetto. La corrente invece di collettore, che è fatto degli elettroni che devono diffondere e quindi attraversare tutta la base, viene influenzata. Quindi in realtà perché aumenti C deve aumentare alfa F, che è esattamente il meccanismo che volevamo vedere prima. Aumenta alfa F. Alfa F che cos'è? La quota della corrente di collettore che dipende. La quota della corrente emettitore che finisce nel collettore, quindi questa aumenta e quindi aumenta beta F e quindi aumenta C. Ed è il meccanismo. Il meccanismo è questo, quindi tiene conto di quanto si accorcia la base. Erli è la persona che l'ha, come dire, identificato questo meccanismo e l'ha proposto. E all'incirca il modo di tenerlo presente nel modello ma piuttosto semplice. Ve lo faccio vedere come lo raccontava Early, in realtà che è come viene raccontato spesso. In pratica si dice, beh, in sostanza se io faccio questo disegno qui, IC in funzione di QCE, cioè rappresento le caratteristiche di uscita, le caratteristiche fanno un po' così. Sto esagerando la pendenza, per fare un disegno un po' più contenuto nello spazio. Quindi la pendenza è fatta in questo modo. Se io prendo e prolungo queste le caratteristiche nella zona piatta, all'incirca intercettano l'asse delle ascisse più o meno nello stesso punto. Ok? Oh, questo è una cosa che è vera in modo tutto sommato approssimato, non è che proprio sia perfetta, però all'incirca si incontrano tutte nello stesso punto. A questo punto è una tensione e la chiamiamo VA ed è esattamente la poi è nota come tensione di Early nella fisica dei Early maiuscola, nella fisica dei dispositivi. Quindi una tensione di Early. E a che cosa mi serve? Mi serve per approssimare la pendenza. Perché vedete, all'incirca, se io prendo un punto qui, immaginate che io prenda un punto qui sopra, sulle caratteristiche di uscita, no? Che ha come coordinate VCE e IC. Ok? Allora, cosa succede? Che la pendenza, cioè la derivata di IC rispetto a VCE nel punto, no? La pendenza retta tangentes, dove si calcola questa derivata parziale, no? Calcolata è B costante, no? Quindi proprio una derivata parziale, che poi ci serve per il modello piccolo segnale, che vi ricordate, poi servono le derivate per il modello piccolo segnale, nel punto di riposo, immaginate che questo sia il punto di riposo. Allora cosa faccio? Questa pendenza è la pendenza di questa retta che ho tirato, che è, essendo questo un triangolo rettangolo, il rapporto tra i due cateti. Il cateto verticale è C, e il cateto orizzontale è VCE più VA. Ok? Quindi approssimativamente VA è una tensione tipicamente molto grande rispetto a VCE, e quindi questo lo approssimo con VA. Per cui questa derivata parziale, che mi serve per tirar fuori per tirare fuori il modello piccolo segnale del transistor, ora non lo vedete, ma lo vedrete tra un attimo, è praticamente una funzione solo della corrente e di una quantità che è la VA, che di fatto è una costante del transistor, è una proprietà del transistor. Va bene? E questo è il modo poi di trattare l'effetto Early. Di solito dell'effetto Early, quindi questo aumento della corrente di collettore con la VCE, se ne tiene conto approssimativamente conoscendo la
tensione di Early, cioè questa grandezza qua, perché poi questo mi consente, una volta che conosco la corrente nel punto di riposo, di ricavare questa derivata. Ok? Quindi tutto questo non c'è da aggiungere di più. Va bene. Allora,